Apri. Goditi la libertà, finché dura. Lo sapevo che non parlavi. Non sei un infame. Hai la tua libertà. E tu? Perché non brindi? Ma non lo vedi che c'ho da fare? Prendile. So che capirai. Ma so per me? Ah, coso. È mica un regalo. E devi andare a spingere al circo massimo. Ma che cazzo significa? Mi fai a spacciare che i marrucchini? Mica sono un bambino. 4 anni sono tanti, Giulio. E lo so che sono tanti. Mica come facevi se facevo un uomo tuo. Infatti sei stato un grande a non parlare. Però le cose sono cambiate. Porta pazienza. Cioè, ma stai dicendo che a sto coglione mi chiedo posto mio? Prima brindi con me e poi mi tratti così. Giulio, è facile manco per me. Però sei stato troppo fuori dal giro. Vedrai che però piano piano, eh? Ma tu sei proprio nella testa di cazzo. Ma non l'hai capito che Arboccia ti riprende perché gli fai pena. Giulio, sei sempre il solito stronzo. Perché mi devi far arrivare a questo? Bastardo, bastardo. Giulio, non finisce qua. Sei un morto che cammina. Diciamo che almeno chiunque tu fossi non hai dovuto soffrire troppo. In che senso? Nel senso che è morto sul colpo. L'assassino deve essere un uomo molto forte. Ha ucciso questo qui con un pugno violentissimo che gli ha procurato una commozione cerebrale. Quell'altro invece è stato letteralmente massacrato. Pazzesco. Che vuol dire che questo ha fatto tutto mani nude? Sì. Un pugile. Può essere Terzani. Può essere. Si è accanito con una ferocia bestiale. L'hanno fatto veramente incazzare. Questa è stata una lite fra trafficanti. Vedete questi vetri di bottiglia? I due stavano probabilmente bevendo insieme. Quando hanno litigato, deve essere successo tutto molto in fretta, come un raptus. Cioè, questo qui ha ucciso 2 persone da solo. A giudicare dalla dinamica, sì. Anche se l'assassino era ferito quando è scappato. Infatti qui è tutto sporco di sangue. E in più c'è quella pistola. Beretta calibro 9. Sì, l'hanno sparato con quella. Lui probabilmente ha subito il colpo, ha reagito e solo con la forza delle mani avrà cominciato a colpire e colpire e colpire. E colpire e colpire. Vettori, ci risiamo. Esaurimento nervoso. Rex! Vecchio mio, che c'è? Lui pensa ai cani. E noi uomini non serviamo più a niente. Vettori, il cane è il migliore amico dell'uomo. Se lo ricordi? Ma è sangue.
Sex. Bravo, Rex. Si è fermato qua. Con tutto il sangue che ha perso, dove può essere andato? Ha chiamato qualcuno e si è fatto venire a prendere. Cazzo. Il DNA che Rex ha trovato nel luogo del delitto appartiene a Giulio Pellegrini. Ce l'avevamo nel database perché è uscito ieri dal carcere. E mi sembra che ci voglia rientrare subito. E poi guardi qui. Era una giovane promessa della boxe, pesi massimi. Poteva vincere il titolo italiano e invece a un certo punto è stato radiato dalla federazione. È entrato in uno strano giro di scommesse clandestine, insomma, pare che si sia venduto un incontro. Dopo il ritiro si è legato alla banda di Memmo De Caro, detto il Boccia, e da lì iniziano le denunce. Furto, spaccio, rissa e ancora spaccio. L'ultima si è beccato 4 anni. Il suo domicilio? Un alberghetto di Via Giolitti. Ho chiamato, ma da quando è uscito non si è ancora fatto vedere. Vabbè, non ci tornerà mai, però magari mandiamo qualcuno a controllare. E dove viveva prima del carcere? Ma è una residenza fissa. Si è sempre registrato in pensioni, alberghi, posti così. Vabbè, non è possibile che non avessi un posto. È possibile se sei cresciuto in orfanotrofio. Ah, in orfanotrofio. Istituto Santa Lucia. Giulio ci è rimasto fino a 18 anni. E se fosse tornato lì? Difficile. Intanto l'istituto non era qui a Roma, ma soprattutto non esiste più. È stato abbattuto l'edificio 2 anni fa. Bene. Diciamo che negli ultimi anni il posto in cui è stato più a lungo è proprio Rebibbia. E allora forse dovremmo trovare qualcuno che ha voglia di parlare con la polizia? Un confidente? Sì, un informatore, una cosa del genere. Lo sai con chi potremmo parlare? Aspetta, come si chiama? Lo svizzeretto. Di nome? No, Malforti è un soprannome. Ma che vuoi? Mi lasci lavorare? Che bel lavoro che fai. Ciao, svizzerese. Come te la passi? Tutto bene. Faccio la cosa mia. Cerco di non dar fastidio a nessuno. Senti, svizzeretto, ti conosci un certo Giulio? Troppi ne conosco di Giulio. Giulio Pellegrini, appena uscito dal carcere. Non ti dice niente questo nome? Dobbiamo trovarlo subito, altrimenti finisce male. No, vabbè, dai, lo conosco, però un sacco di tempo che non lo vedo. Non sapevo manco che era uscito dal carcere. Non sai nemmeno che luoghi frequenta, che conosce. Ma boh, prima di andare dentro bazzicava spesso il caffè latino. Il caffè latino? Vedi c'è qualcuno del giro là che possiamo interrogare? No, no, è proprio tutto un altro giro. Non so perché ci andasse, non l'ha mai capito nessuno. Va bene, svizzeretto, però fare del mestiere li prendo io. Mi fai riprovare il microfono, per favore? Grazie. Quando spunta la luna a mare chiara, pure le pisce non ce fanno l'amore. Dai, un'occhiata in giro, Rex. Polizia, dice questo l'aggiunto Marco Terzani. Salve, ispettore Monterosso. Salve. Stiamo cercando un uomo che qualche tempo fa frequentava questo locale. Si chiama Giulio Pellegrini. L'ha mai visto? No, non l'ho mai visto. Sicuro? Sì, sicuro. Ma io sto qui da poco. Se questo qua veniva anni fa, dovete chiedere a Jo, la cantante. Lei sta qui da anni. Jo. E appassiona mia. C'è tutto nucarofona d'ora, dinta una testa, passa l'acqua sotto e murmulea. A mare chiara c'è sta da finestra. Bravissimo. Buonasera, polizia. Dice questo l'aggiunto Marco Terzani e l'ispettore Monterosso. Sono Giuseppe Rossini, ma che cosa è successo?
Ha mai visto quest'uomo? Si chiama Giulio Pellegrini. Veniva qua in questo locale un po' di tempo. Dice che le stelle sono lucente. Non sa questo occhio che tu tieni un fronte. Mi hanno detto che Giulio Pellegrini bazzica da queste parti, è vero? Ancora questo Giulio Pellegrini? Ma se passa perché ha fatto sto poraccio che lo cercate tutti? Scusi un attimo. Perché? O sta a cercare qualcun altro? Eh sì, quelli. Che ne so, sono due poliziotti, ma non lo so perché lo cerca. Perché lei cerca Pellegrini? Niente, dottore. Curiosità. Curiosità. Tolgo il disturbo. Polizia, si fermi. Fermati! Giù! Sì, coprimi. Grazie. Bravo, adesso ci pensiamo noi. Chi ti ha mandato? Lavoravo per Boccia. Lo svizzero mi ha detto che Giulio forse lo potevo trovare qua. Sto figlio di puttana parla con tutti. E che non lo sapete perché vogliamo uno svizzeretto? Perché è notrà. È da molto che canta al Caffè Latino? Ma saranno 7 anni più o meno. Ci canto un paio di volte a settimana. E canta solo lì? No, giro l'Italia. A volte vado anche all'estero. Mi piace cantare. E so che lei fa un repertorio molto particolare. Sì, mi piace riarrangiare in chiave elettronica i classici. Tipo Nel blu dipinto di blu. Uh-huh. Mare chiaro. Mare chiaro. Quando spunta la luna, mare chiaro. Ma è la mia canzone preferita. Anche la mia. Me la cantavano sempre da piccola. E questo Giulio Pellegrini che tutti cercano, lei lo conosce? Mi ha fatto vedere la foto anche il suo collega. Ma sì, l'ho visto al Caffè Latino un po' di tempo fa. Ma erano anni che non si faceva vedere. Beh, l'hanno messo in galera, sa com'è. E comunque non ci ho neanche mai parlato. Non sapevo nemmeno il suo nome. E secondo lei, perché veniva tanto spesso al Caffè Latino? Ma per bere. Per ascoltare la musica. Per parlare con qualcuno. Anche se poi sembrava sempre solo. Magari per parlare con lei? Sì, può essere. E comunque il locale è pieno di gente, si mette al bar e beve tutta la sera. Giovane, siamo in un dormitorio. Volevo ringraziarti. Se non ci fossi stato tu, io non so cosa sarebbe successo. Non riuscivo a muovermi, ero paralizzata. Scusami. No, ma che scusami. Non capita ogni giorno di trovarsi in mezzo a una sparatoria. Tranne che a quelli come te. Se per questo cerco di evitarla anch'io. È incredibile che siamo ancora vivi. Io sono sotto shock. Grazie. Riposati. Domani passerà. Tu dici? Io non credo proprio. Sai cosa aiuta in questi casi? Cosa? Distrarsi. E come? Per esempio, con una bella passeggiata. Pensa che invece il mio modo per staccarmi da tutto è la musica. È sempre stato così, fin da piccola. Io cantavo e quando cantavo
La gente si fermava ad ascoltarvi, incantata. Questo mi faceva stare bene. Non sono stata una bambina felice. Non so perché ti sto dicendo queste cose. Io lo so perché. Guadagno la libertà. Torno subito. Rex, io capisco la gelosia, ma così è troppo però. Beh, stanotte dormi qua. La passione è passione. Vieni qua. Dove eri? Dai, andiamo a far colazione, dai. Adesso basta. Datti una calmata, Rex. Marco, sei tu? Sì, Gio. Senti, io e Rex tra poco andiamo al lavoro. Se vuoi puoi stare qua. No, no, devo uscire anch'io. Faccio un caffè. Ok, però al volo, perché devo andare a casa a fare la valigia. Parti? Sì, parto venerdì per un paio di giorni. Ho due concerti sulla nave. Per dove? Tunisi. Poi torno a Roma. Buongiorno. Ma perché non vieni con me? A Tunisi? Sì. Torniamo domenica. Scusa, i poliziotti non possono prendersi il weekend libero. Non posso. Troppo lavoro. No. Sarebbe bello se mi accompagnassi. Anche molto romantico. Non lo so. Però non ce la faccio. Facciamo così. Ti vengo a prendere appena torni. Ma allora dillo che non ti va. Mi lasci dormire da sola nella cabina di una nave? Non è carino. Allora io adesso vado in commissariato. E sento se posso prendermi un paio di giorni per stare con te. Già va meglio. Sì, tu. Buongiorno, dottore. Ciao Rex, che mi racconti? Ti racconto, è stato un casino stanotte.
Che è successo? Non sopporto Josephine, gelosissimo. Ma la cantante è stata una notte... è stata una notte movimentata. Ma è normale che sia geloso, lo fa sempre in questi casi. No, stavolta più del solito. Mi piace. In che senso? E in che senso? C'è un senso e basta, Alberto. Forse parto con lei un paio di giorni in Tunisia. Si sarà mica innamorato. Innamorato? Ecco. Lo vedi come fa? Rex! Il dramma della gelosia. Ma che fine avevi fatto? Mi sei mancata. Come stai? Avanti! Scoperto qualcosa sulla palestra dove si allenava Giulio? No, purtroppo niente di buono. Pare che da quando è stato cacciato non si sia più fatto vedere. Ho anche parlato col suo ex allenatore al telefono e dice che se si fa vivo gli spacca la faccia. Va bene. Poi ho trovato delle informazioni sull'orfanotrofio. Ah, hai trovato qualche bambino che è cresciuto con lui, che magari è rimasto in contatto? Purtroppo no, perché siccome la struttura non esiste più hanno buttato via tutti i registri. L'unica cosa sono riuscita a scoprire il nome della direttrice. Ah, vabbè, non è molto, però magari ci può dire che tipo è Giulio. Sì, è possibile, solo che ha 85 anni, sta in una casa di riposo e ho pure telefonato e pare che non ci sia più con la testa. Vabbè, se hai delle novità, chiamo. Mi spiace. Ma non capisci che così è meglio? Levamolo. Con la scusa dei vestiti di scena, imbarco la mia macchina. E con un vicequestore vicino, alza. Nessuno mi controllerà il bagagliaio. Una volta in Tunisia vediamo che fare. Tanto lì non sei ricercato. È troppo pericoloso, non sei abituato a queste cose. Non puoi rischiare tutto questo per me. Giulio, lo voglio fare. Te lo devo. Per tutti questi anni che siamo stati lontani. Non ho avuto nemmeno il coraggio di venirti a trovare in carcere. Ti ho messo in questo schifo. Combino solo casini. Fammi vedere qua. Va bene. Scusa. No, non è niente. Ma lui che tipo è? È un poliziotto. Ieri mi ha salvato la vita. Ci sei andata a letto? Sì. Ti è piaciuto? Ma per chi mi hai preso? Non lo farei mai. Cosa? Andare a letto con uno che non mi piace. Tersani, se vuole prendersi un paio di giorni, faccia pure. Tanto le indagini vanno a rilento. Quindi non abbiamo novità su dove si nasconde Giulio Pellegrini? No, purtroppo. L'unica speranza è l'ex direttrice dell'orfanotrofio dove è cresciuto. Però si trova in una casa di riposo. Comunque abbiamo avuto un permesso per farci andare Papini a parlare venerdì. Bene. E lei invece dove se ne va? In nave a Tunisi. Oddio, che meraviglia, beato lei. Vabbè, due giorni e torno, eh. Comunque, per qualunque cosa, lei mi fa una chiamata e torno subito. Ma Tersani, ma non si prende un permesso da una vita? Non c'è problema. E poi anche Rex ha bisogno di un po' di riposo. Anche se non è che mi sembra proprio tanto contento di partire, eh. Non è che è un po' geloso? Un po' di vacanza farà bene anche a lui. C'ho il telefono! Pronto? Ciao.
Ma allora vieni. No, andiamo con la mia macchina, che ho tutte le mie cose dentro. Beh. Sono felice. Ciao. Ciao. Era lui. Promettimi una cosa, però. Se quello sbirro mi scopre, tu scappa. E porta i soldi con te. No, non posso. Me lo prometti? Va bene. Salve. Suor Rolanda. Grazie. Disturbo? Tu non disturbi mai. Veramente non ci conosciamo. Io sono Carlo. Sono venuto per chiederle dell'orfanotrofio di cui lei era direttrice. Ah, sei tu. Sei tornato finalmente. Eh? Che piacere, che piacere. Giochiamo. Eh sì, sì, facciamoci una partita. Questa è per te e questa me la porto perché è carino. Stavolta, Rex, ti devi rassegnare. Mi piace, c'è poco da fare. Eccola, è arrivata. Lo sai che sono emozionata. Anch'io. Ma mica viene anche il cane? Perché no? Io e lui siamo sempre insieme. Perché credevo che andassimo da soli. E poi non so se può salire sulla nave. Per quello non ti preoccupare. Rex è un cane poliziotto, può andare ovunque. Eh no, Rex, ma così è troppo, però hai rotto anche la busta. Vabbè. Cosa incredibile, adesso chiamo Monterosso e ti faccio venire a prendere. Almeno stai con lui a Roma. Ah! Addio, cavalluccio, addio! Senta, suor Rolanda, vorrei avere alcune informazioni su uno dei suoi orfanelli. Giulio Pellegrini, se lo ricorda? Certo, tesoro, io mi ricordo di tutto. Di Giovanna, di Maurizio, di Giuda Iscariota e la piccola fiammiferaia. E di Giulio? Di Giulio, se lo ricorda? Come non ricordarsi del piccolo Giulio? Andavate sempre a correre insieme, a raccogliere le ortiche e andavate dietro alla fortuna, ai trionfi, agli allori. Ma quando sono arrivate le iti di marzo, l'avete lasciato solo. E allora lui l'hanno colpito, ferito con il pugnale. E qui, e sul cuore. Per colpa tua. Io non sto parlando di Giulio Cesare, ma di Giulio Pellegrini, uno dei suoi orfanelli. Mio figlio Giulio. Ecco, sì, suo figlio. Io, come tutte le donne, ho generato mostri. Alberto, grazie. Alle pare, dottore. E poi sono contento di passare un po' di tempo con Rex. Vedrai che staremo bene insieme noi due, eh? Mi raccomando, fai il bravo. Anzi, fate bravi. Vedrai che gli passerà. Dai, andiamo, Rex. Vieni. Vieni.
No, è pieno di cose, ci ho messo un sacco di borse. Lo metto qua. Guido io. Questo rischia di cadere, te lo tengo io. Grazie. Mi ricordo di Giulio, sa? Era forte come un guerriero. Ma il suo cuore era fragile. Fragilità, il suo nome è Donna. Regina nell'alto dei cieli. Lei era una regina bellissima, ma fragile. Lui lottava con la sua armatura per difenderla. Lui che? Giulio. Giulio aveva una regina. Una regina con la voce di sirena. Ma gliel'hanno portata via. Era anche lei un'orfanella. Una fidanzata, magari. Ma che cos'è questa oscenità? Era sangue del suo sangue. Il suo sangue. Erano così piccoli e indifesi. Lui era suo fratello e l'ha vista andar via. Giulio aveva una sorella. La sorella di Giulio ha trovato dei genitori adottivi che le hanno cambiato nome, mentre Giulio no, è vero. È così. Una bimba bellissima. Con una voce da sirena. Quando spunta la luna a mare chiaro. Cosa? Gliela cantavo sempre. Josefina, la sorella di Giulio. Mi scusi, vado a fare una telefonata e torno subito da lei. Non c'è bisogno. Non c'è bisogno. Non vuole più giocare. Cacco matto. Quando spunta la luna a mare chiaro, pure li bisciance fanno l'amore. Josephine Rossini è la sorella di Giulio. Altro che gelosia, Rex aveva intuito tutto. Aveva capito che Josephine stava mentendo al dottore. Scommetto che hai sentito anche l'odore del sangue di Giulio sui vestiti di Josephine, vero Rex? Bravo, Rex. Devo chiamare assolutamente Terzani. Oh, cazzo, è spento. Monterosso, andate subito al porto di Civitavecchia, dai, magari fate ancora in tempo. Andiamo, Rex. Speriamo che non si mettano a controllare la macchina. Devo fare il sound check. Quando faccio le prove all'ultimo, poi il concerto viene sempre male. Tranquilla, andrà benissimo. Scusami, è che sono sempre un po' nervosa prima di cantare. Il documento. Vada. Salve. Buongiorno. Buongiorno. Niente da dichiarare? No. Prego. Cortesemente anche un documento della signora. E un attimo, un attimo. Quanti bagagli, Mi immagino che c'è dietro. Siete in viaggio di nozze? No, magari. No, la signorina è una cantante e stasera fa un concerto sulla nave. No, eccolo. Complimenti, Eccolo qua. Prego.
Quindi siete musicisti? No, io. Lui è... Sì, in verità io sono un collega. Ah. Marco Terzani, vicequestore della polizia. Dottore, piacere. Agente Lo Iago. Sì, pronto. Dottoressa Fiori, Polizia di Stato. Ho bisogno di parlare immediatamente con gli imbarchi, grazie. Lo Iago, però, salvaci. Lei è in ritardo, pronto? Deve fare il sound check. Se ci chiama, capisco benissimo. Lo Iago, no? Lo Iago, no? Cosa, puoi venire un attimo? Un attimo? Sì, sì. Che succede adesso? Sì, buongiorno. Che succede? Niente, tranquilla. No, perché non... Cioè, qual è il problema, scusa? Gio, non lo so, ma è un attimo. Ma tu non puoi fare niente, scusa. D'accordo, buongiorno. Gio, che devo fare? Marco, è tardi. Perfetto. Fa qualcosa, no? Dottor Terzani, la dottoressa Fiori vorrebbe parlare al telefono. La Fiori? Sì, sta arrivando. Buongiorno, sì. Parlo un attimo. Già le manco. Terzani? Mi ascolti attentamente, Josephine è la sorella di Giulio Pellegrini. Mandi rinforzi al modo 21. Giulio, scappa! Ehi, dove vai? Ma che cazzo? Oh, come stai? Oh, guarda, qui adesso respiro. Promettimi una cosa, però. Se quello sbirro mi scopre, tu scappa. E porta i soldi con te. Ma che cazzo è? Ma che cazzo è? Ma che cazzo è? Un attimo, spostiamo questa allora, macchina. Dove è andata? Avanti voi! Dai, vai avanti con questa macchina, su. Seria. Colleghi, polizia! Rex! Josephine Rossini. Sì. È lei, Josephine? Sì, sono io. Piacere, capitano Adinolfi. Piacere. Non vediamo l'ora di sentirla cantare, ma lo sa che sono suo fan. Grazie, grazie mille. Sono stato io a volerla su questa nave. L'ho vista una volta in concerto e non ho più dimenticato la sua voce. Grazie, lei è molto gentile. Mio Dio. Ma cosa, si sente male? Sì, io avrei bisogno di andare in cabina. Ma certo, prego, l'accompagno personalmente. Grazie. Polizia! Polizia, permesso? Permesso? Permesso, permesso, polizia! Permesso? Ex professionista. Ehi, dove vai? In casa. Ma dove? Eccoci. Prego. Mi scusi. Avrei il piacere di averla a cena con me. Sì, ne parliamo dopo. Ah!
Bravo, Rex. Bravo. È qui? Signorina Josephine, apra questa porta! Polizia! Apra! Mi dispiace, ma devo dichiararla in arresto. Mi segua. Devi diventare un campione, guarda che fine hai fatto. Tu non puoi capire. Non mi fai pena. Hai usato tua sorella per scappare. Sei un vigliacco. Che ne sai tu di quello che c'è tra me e Joe? Di che significa crescere insieme in quel posto? Non sei un cazzo! È per questo che fai il caffè latino. Per raccontarle quanto faceva schifo la tua vita. No, non è così. Sentirla cantare era l'unica cosa bella. Lei è sempre stata la parte migliore di me. E adesso ha fatto arrestare pure lei. Non mi pento di aver ucciso, ma di averla chiamata sì. Sarebbe stato meglio morire lì, per strada. Dottore. Marco. Non potevo abbandonare mio fratello. Io ho avuto una vita. Lui no. Alberto. Andiamo su. Mi aspetterai. Io non amo aspettare. Mi segui, aspetta. Helping God.